non hai ancora visitato i paesaggi naturalistici dell'Abruzzo, ora puoi farlo, percorrendo un itinerario che ormai fa parte della memoria storica della Seconda Guerra Mondiale. All'apparenza un trekking escursionistico di 60 km, il Sentiero della Libertà, giunto alla 19ª edizione, parte da Sulmona per valicare la Maiella e passare per Campo di Giove, Taranta Peligna, fino a raggiungere Casoli. Sono tornati i ragazzi da Cuneo e da Brescia, portando anche dei nuovi, altri studenti. C'è un passaparola che continua, ci sono ragazzi che arrivano da Roma, da Ancona e poi ovviamente abruzzesi, da Lanciano e da altre città. Per noi è molto importante, perché questo significa tenere viva la memoria e fare cultura della memoria, non in maniera retorica, ma come dire, fare una lezione di storia camminando nella storia attraverso la Maiella e ripercorrendo quella strada che altri più di 70 anni fa, 75 anni fa hanno fatto per darci libertà e democrazia. In 600 a partecipare alla manifestazione di quest'anno, arrivati da tutta Italia per percorrere il miracoloso cammino di 3 giorni, quello che migliaia di prigionieri in fuga dai campi di detenzione tedesca percorsero per dirigersi verso le truppe anglo-americane che avanzavano per liberare l'Italia dall'occupazione nazista. Fascista. Perché è importante essere qua per voi? Per ricordare, come hanno già detto nei discorsi, e per non dimenticare quello che tutti i nostri antenati hanno fatto per noi, perché se siamo qua è grazie a loro. E cosa ricordiamo in particolare? In particolare il sentiero che si faceva per raggiungere la libertà e in particolar maniera i partigiani e quello che hanno fatto. È importantissimo perché si cammina lungo il sentiero della storia, lungo il sentiero della libertà. È un'esperienza incredibile, è il terzo anno che la facciamo e veramente si tocca con mano quella che è stata la resistenza, quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Il Sentiero della Libertà, anche chiamato Freedom Trail, ripercorre proprio la strada che fecero uomini e donne per raggiungere le truppe alleate a Casoli, quando, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia era divisa dalla linea Gustav, che fece diventare l'Abruzzo terra di confine per i fuggiaschi che si schieravano con l'esercito alleato. E vuole dire qualcosa a questi ragazzi che oggi sono qui? Che cosa devono ricordarsi di quei giorni? Ricordare, c'è tanto da ricordare, non bastano tutti i libri di testo. Per ricordare ai giovani che cosa è la dittatura e che cosa è la libertà. E senz'altro la gente sceglie la libertà perché c'è la libertà di pensiero, di coscienza, essere liberi sempre, dappertutto, con rispetto però reciproco.